Amici di Extreme Hardware, benvenuti alla video recensione di Asus Zenfone 2 Laser. Quest'oggi andremo a vedere appunto questo smartphone di Asus che è proposto in Italia in due modelli, quello da 5 pollici e quello da 5,5 pollici. Nel nostro caso recensiremo il modello più grande. Prima di vedere lo smartphone, diamo un'occhiata molto veloce alla confezione, che è del tutto analoga alle altre dei dispositivi Zenfone. All'interno, ovviamente, in questo punto c'è lo smartphone. Poi abbiamo la classica manualistica, il cavetto USB, micro USB, l'alimentatore. Poi ci sono anche le cuffie con alcuni cappucci di ricambio in modo da adattarle perfettamente alle proprie orecchie. Vorrei farvi notare che le cuffie hanno un design decisamente moderno. Personalmente mi piacciono molto, sono comunque cuffie di media qualità, nel senso che sono del tutto analoghe a quelle in bundle con la maggior parte degli smartphone o dei tablet. Andando a vedere quindi il telefono, dobbiamo dire che è caratterizzato da dimensioni notevoli, in quanto presenta uno schermo da 5,5 pollici. In questo caso Asus ha abbandonato Intel, nel senso che la CPU di questo dispositivo è un Qualcomm Snapdragon 400, quindi 1,2 GHz di frequenza e 4 core. La GPU è un Adreno 306, ci sono 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna. La memoria interna, tra l'altro, è espandibile tramite microSD fino a 128 GB. Il display, come detto, appunto, è da 5,5 pollici. Il vetro è un Gorilla Glass 4. La densità a livello di PPI è di 267 PPI, in quanto la risoluzione non è elevatissima, nel senso che parliamo di 1280x720. Il rapporto tra la superficie del display e la superficie frontale del dispositivo è del 72%. Parlando ancora di caratteristiche tecniche, abbiamo una fotocamera posteriore da 13 megapixel, apertura 2.0, doppio flash in modo da avere un'illuminazione più naturale, autofocus laser, vedete il sensore qui dietro. L'autofocus laser è una tipologia di autofocus molto più veloce ed efficiente rispetto all'autofocus tradizionale. La fotocamera frontale invece è una classica fotocamera da 5 megapixel. La batteria è decisamente capiente, è infatti caratterizzata da un amperaggio di ben 3000 mAh. Per quanto riguarda lo standard a livello di SIM, apriamo un attimo la cover posteriore che si apre in questa maniera, non è particolarmente veloce da aprire. Vedete, abbiamo una batteria rimovibile, capienza veramente notevole. Ci sono due slot per le micro SIM, quindi telefono dual SIM. Possiamo attivare su entrambe le SIM il 3G, ma il 3G non può essere attivato, non può essere operativo contemporaneamente su entrambe le SIM. La batteria, appunto, come detto, è rimovibile. Questo è un bel plus rispetto ad alcuni altri Zenfone che non hanno una batteria rimovibile. Richiudiamo la cover. Per quanto riguarda i tasti fisici, come avrete già notato, il bilanciere del volume è posto sul retro, mentre il tasto di accensione blocco sblocco è posto nella zona superiore a fianco del jack audio e del secondo microfono. Il microfono principale invece è in basso di fianco al connettore micro USB. I tasti fisici per il sistema operativo non ci sono, nel senso che ci sono questi classici tre tasti soft touch che non godono di retroilluminazione. Tornando un attimo al retro, abbiamo nella zona inferiore, come su tutti gli Zenfone, lo speaker di generose dimensioni.
Andiamo a vedere quindi il sistema operativo. Abbiamo Android Lollipop versione 5.0.2. Abbiamo già installato l'aggiornamento più recente disponibile per questo dispositivo. Non siamo alla versione più recente di Android, nel complesso però il sistema operativo è ottimo in quanto gode della personalizzazione Zen UI, sviluppata appunto da Asus, che abbiamo già visto su vari smartphone e vari tablet, una personalizzazione dell'interfaccia davvero efficiente, a mio avviso molto molto ben fatta, nonostante sia caratterizzata da una quantità notevole di applicazioni preinstallate. Qui vedete per esempio nell'app drawer che ci sono davvero tante applicazioni, alcune le abbiamo già installate noi, molte altre sono però preinstallate. Per esempio abbiamo già preinstallati almeno due browser, se non erro anche Chrome dovrebbe essere preinstallato. Ci sono poi tantissime applicazioni per le note, per le liste di cose da fare, calendario, appuntamenti, eccetera. In alcuni casi sono applicazioni un pochino ridondanti, ma comunque possono essere utili. Dopodiché, se non vi piace vederle all'interno dell'app drawer, potete tranquillamente disattivarle e disabilitarle dal menu delle impostazioni. Andando a vedere appunto le impostazioni, come vedete a livello grafico sono molto differenti rispetto a ciò che vediamo normalmente su Android. L'interfaccia grafica ha un tema chiaro, i colori sono un pochettino più accesi e sgargianti, però mai nulla di eccessivamente colorato, diciamo. È una via di mezzo tra le interfacce grafiche estremamente vivaci e quelle invece molto più sobrie e minimali. Non ci sono particolari impostazioni personalizzate se non le funzionalità Zen Motion, che permettono di attivare o disattivare lo schermo con un doppio tocco. Possiamo attivare la modalità a una mano, vi faccio vedere come funziona. In questo caso ho attivato la scorciatoia per attivare questa modalità tramite un doppio tap sulla home. Attivando questa modalità vedete che lo schermo in realtà si restringe, quindi è più facile utilizzare l'intero display con una mano sola, in quanto viene virtualmente rimpicciolito. Tramite questo tasto in alto a sinistra possiamo ritornare alle dimensioni tradizionali. Scendendo nelle altre impostazioni abbiamo poi alcune voci particolari relative al risparmio energetico. Possiamo gestire le applicazioni che partono in automatico all'avvio del sistema. Possiamo attivare o meno le modalità di risparmio energetico, anche se nel complesso questo è un dispositivo caratterizzato da un hardware non particolarmente esoso e da una batteria molto capiente, quindi l'autonomia è davvero eccezionale. Si arriva a sera sempre con almeno il 25-30% di carica residua, anche in caso di utilizzo molto intenso. Le prestazioni sono buone, non eccezionali, nel senso che lo Snapdragon 400 è una CPU di buon livello, ma non particolarmente prestante, quindi non ci si può aspettare prestazioni strabilianti da un dispositivo come questo. In genere comunque non si hanno rallentamenti, al limite si può dover aspettare un pochino di più nel caso si vogliano aprire applicazioni particolarmente pesanti. Proprio andando a vedere velocemente le prestazioni del dispositivo, apriamo il browser e andiamo per esempio sul sito della Gazzetta dello Sport. Non è un sito particolarmente ottimizzato per il mobile, ci sono, vedete, alcune illustrazioni, tra l'altro la nostra linea DSL è piuttosto lenta quest'oggi nel caricamento. In ogni caso vedete che possiamo scorrere su Chrome la pagina senza particolari problemi, lo zoom non funziona, però non ci sono notevoli rallentamenti. Certo, le prestazioni sono inferiori rispetto a dispositivi con hardware più prestante, però non dimentichiamoci che questo dispositivo ha un prezzo anche parecchio contenuto, stiamo parlando infatti di 199 euro. Apriamo per esempio, vedo qui nella cronologia il sito del Fatto Quotidiano.
Anche in questo caso l'interfaccia del sito è piuttosto pesante, ci sono anche alcune pubblicità. In questo caso lo zoom funziona. Vedete, se facciamo lo zoom non si hanno lag particolari, ma comunque il funzionamento non è dei più fluidi che personalmente abbia mai visto. Insomma, la navigazione è sostanzialmente buona, di certo non si possono pretendere le prestazioni dei dispositivi top di gamma. Rimanendo sempre sulla valutazione delle prestazioni del dispositivo, andiamo a cercare il video che abbiamo scaricato e vediamo come si comporta questo smartphone nella riproduzione di un trailer, in questo caso del trailer di Io sono leggenda, fatto tramite Sample a 1080p, in modo da valutare anche la qualità del display. Aumentiamo al massimo solo la luminosità. Dunque, come avete visto, non c'è logicamente nessun problema nella riproduzione di video a 1080p, anche la qualità del display, secondo me è decisamente buona. La risoluzione non è delle più alte, però è un buon compromesso, diciamo, per ottenere un'ottima resa dello schermo e per garantire anche un'ottima autonomia, in quanto se si va sul Full HD si incide in maniera notevolmente superiore sull'autonomia dello smartphone rispetto a una risoluzione come quella di questo Zenfone, cioè 1280x720. Se si va addirittura sul QHD, l'autonomia viene sacrificata, a mio avviso, senza alcun motivo, poiché già con una risoluzione vicina ai 300 pp, diciamo che l'occhio umano difficilmente può distinguere risoluzioni ancora superiori su display così piccoli, ovviamente. Rimanendo sempre all'interno del campo delle prestazioni, cerchiamo, eccolo qua, Real Racing 3. Vi facciamo vedere il comportamento di questo smartphone con un gioco decisamente popolare e anche piuttosto pesante. Come vedete, lo Zenfone sta impiegando diverso tempo per aprire questo gioco. Si tratta ovviamente di uno dei giochi più pesanti presenti sul Play Store. È necessario scaricare infatti circa 500 MB di dati una volta installato il gioco. I tempi di caricamento, come vedete, sono piuttosto lunghi. Andiamo. Andiamo a fare una gara veloce in modo giusto da farvi capire se questo smartphone e in particolare la GPU Adreno 306 può presentare difficoltà o meno con i videogiochi dell'attuale generazione.
Insomma, come avete visto con il videogioco, in questo caso Real Racing 3, questo Zenfone Laser si comporta in modo decisamente soddisfacente. Non ci sono difficoltà, lag o appunto particolari rallentamenti del dispositivo. Il caricamento del gioco di per sé non è decisamente rapido, anzi bisogna attendere parecchi secondi, però diciamo che per un dispositivo di gamma medio-bassa come questa non ci si può lamentare. La qualità grafica non sarà eccezionale, la risoluzione stessa di 1280x720 non permette di godere appieno dei dettagli grafici rispetto a una risoluzione più alta, per esempio un Full HD. Allo stesso tempo, però, una risoluzione di questo tipo non necessita di una potenza di calcolo estremamente elevata, ma permette appunto di raggiungere un buon compromesso tra prestazioni, qualità e giocabilità del videogame, appunto. Parliamo ancora un attimo, visto che ci siamo, di prestazioni. Abbiamo scaricato alcuni benchmark. Andiamo nella galleria, abbiamo qua alcuni screenshot. Vedete la classificazione, in questo caso il bench dovrebbe essere Vejamo Benchmark. Come vedete questo Zenfone si classifica poco sopra scusatemi, si classifica poco sotto l'LG Nexus 5, un prodotto di diversi anni fa ormai, quindi come vedete le prestazioni non sono per nulla elevate, siamo su livelli che possono essere soddisfacenti appunto per una gamma medio-bassa. Diciamo che a livello di processore potremmo paragonare questo Zenfone all'incirca all'hardware presente sul Nexus 4. Andiamo a vedere adesso nella galleria come si comporta la fotocamera. Il punto di forza di questo dispositivo è certamente l'autofocus laser. Esso permette di ottenere appunto una messa a fuoco decisamente più rapida rispetto a quanto si vede normalmente su dispositivi che sono dotati di un autofocus standard. La fotocamera posteriore da 13 megapixel permette di scattare foto molto buone per quella che è la categoria di questo dispositivo, soprattutto in relazione al prezzo. L'applicazione della fotocamera di Asus, vi faccio vedere velocemente, secondo me è molto molto ben fatta, in quanto offre una notevole quantità di modalità differenti, vedete, sono davvero tante, permettono di controllare la fotocamera anche in maniera del tutto manuale oppure di applicare delle impostazioni predefinite che permettono di ottenere risultati migliori nelle più disparate situazioni. Abbiamo apprezzato molto, per esempio, la modalità HDR e la modalità luce bassa, che permette di ottenere delle discrete foto anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ovviamente non si può pretendere la qualità di una macchina fotografica, anche solo di una compatta di discreto livello, però appunto per essere uno smartphone da 199 euro sicuramente le foto sono più che soddisfacenti. Vedete l'autofocus, vabbè, in questo caso non abbiamo nulla da inquadrare, però vedete questo cerchiolino che evidenzia appunto la messa a fuoco, vedete come sia rapida. Utilizzando lo smartphone si sente anche un leggerissimo ticchettio quando si effettua la messa a fuoco in modo manuale, che sottolinea appunto lo spostamento del sensore. Riaprendo velocemente la galleria, abbiamo qui molte, molte foto che abbiamo scattato, per esempio queste in montagna. Come vedete, in questo caso abbiamo una zona che è maggiormente in ombra in primo piano, mentre una zona con una luce piuttosto intensa sullo sfondo. La messa a fuoco, secondo me, è piuttosto buona, la qualità dei colori anche, nel senso che la sovraesposizione sullo sfondo c'è, ma non è eccessiva. Anche in questo caso ci sarebbero alcune montagne innevate qua sullo sfondo, sono difficilmente distinguibili rispetto alla foschia presente appunto in fondo, ma comunque
perlomeno per buona metà della foto sicuramente non abbiamo alcun difetto sulla fotografia stessa. Vedete qui anche in questo caso nella zona sinistra eravamo leggermente contro luce, quindi i rami in questo caso dell'albero non sono particolarmente definiti, ma ripeto, non si può pretendere più di tanto. Secondo me, per la tipologia di smartphone, le foto che vengono realizzate sono sicuramente più che accettabili. Per concludere, quindi, possiamo dire che si tratta di un dispositivo che di certo è caratterizzato da parecchi compromessi. Compromessi non minano la qualità complessiva dello smartphone. Sicuramente il processore Snapdragon 400 non è un fulmine rispetto ai suoi successori e a buona parte delle CPU presenti sugli smartphone dalla gamma media in su. Però, insomma, l'hardware è secondo me sufficientemente bilanciato per ottenere delle prestazioni più che dignitose che sono in grado di soddisfare, secondo me, un buon 90% dell'utenza. Chi vuole realmente velocità maggiori, per esempio nel caricamento dei videogiochi, può puntare ovviamente a smartphone con dispositivi, scusate, con hardware superiore, anche per esempio a livello di schermo. Può darsi che determinate persone preferiscano uno schermo Full HD. In effetti, il Full HD avrebbe più senso su un display da 5 pollici e mezzo piuttosto che su un display da 5. Nel complesso, comunque, appunto, ripeto, per il prezzo è un dispositivo che coniuga un bilanciamento perfetto di hardware, prestazioni, qualità costruttiva, materiali e anche accessori. Non abbiamo parlato della qualità costruttiva in apertura di recensione, come però potete vedere, si tratta di sostanzialmente plastica, c'è un solo inserto di metallo qua sul fondo, un metallo leggermente zigrinato. La qualità costruttiva è più che buona. La cover posteriore trattiene un pochettino le impronte come le altre cover di tutti gli altri Zenfone, però insomma non ci si può. Non ci si può sicuramente lamentare. Per 199 euro, secondo me, è un dispositivo decisamente azzeccato e ben bilanciato. L'unico piccolo difetto, a mio avviso, è appunto la dimensione, nel senso che 5 pollici e mezzo sono parecchi. E le dimensioni di questo smartphone sono davvero importanti. Ovviamente potete però decidere di acquistare la versione da 5 pollici, decisamente più adatta, secondo me, a persone con le mani non particolarmente grandi. Chi invece vuole uno schermo molto ampio e decisamente godibile può tranquillamente andare sulla versione da 5,5 pollici o addirittura sugli altri Zenfone che presentano un display da ben 6 pollici. Per questa recensione è tutto. Se avete dubbi o domande, ce le potete porre tramite i commenti oppure sul nostro forum.